Passioni, vita privata, ricordi pugliesi, progetti futuri. Due donne, diversamente protagoniste del panorama musicale italiano, si raccontano al pubblico. Centinaia di giovani armati di cellulari per uno scatto da custodire gelosamente. A Medimex di scena per gli incontri d'autore Malika Ayane e Giorgia. La cantautrice milanese, intervistata da Ernesto Assante ed Enrica Simonetti, non si sottrae a nessuna domanda. E sul suo matrimonio a Las Vegas con Federico Brugia. Comunque è una cosa seria il matrimonio a Las Vegas. Io pensavo fosse una cialtroneria, invece... Vai in comune, ti chiedono dati anche dei tuoi bisnonni. Sta lavorando al nuovo disco, la sua vera passione è il jazz e il grande Duke Ellington. Mi piacerebbe andare ad approfondire quello che si può fare suonando degli strumenti veri, ma post-producendoli molto. Quindi vedere, andare a scoprire l'universo macchine. Giorgia si racconta a 360 gradi, con Assante c'è anche Gino Castaldo, 43 anni, tre maschi in casa, dice il compagno, il figlio e il gatto, un rapporto indissolubile con la Puglia. Qui eravamo in Puglia giovanissimi, vedi? C'è dietro. 21/3/2001, pensavo peggio, vedi? Appena 13 anni fa. E questa è... eravamo presso Radio Norba, vero? Sì, sì. Ogni volta che torno qua ho questa conferma di... pare banale dirlo, ma è così, c'è cioè un calore diverso, ti acchiappano, ti prendono, ti toccano, anche da lontano, no? Lo senti? Due settimane fa l'uscita dell'album Senza Paura, in versione Limited Gold Edition, 11 brani, tutti live, registrati durante il tour.